Quanti anni gas cominciai a lavorare in fabbrica? Ancora 13 anni. E come mai così presto? Perché non vi era niente da mangiare. E io mi toccava andare a lavorare, se si vuoi. Su che fornace hai lavorato? Sempre sotto Schiavone. Qua a Casale? Qua, sì. E abitavi qua a Casale? Qua a Casale, sì. In via Masotti. Anche i suoi genitori lavoravi in fornace? Sì. Anche i nonni per caso? No, i nonni no, ma tutte le mie sorelle sì. Mia mamma no, ma mio papà che lavorava in fornace sui forni. E mia sorella ora in fornata come tutti quanti, sentiamo se... Ma a 13 anni cosa si è messo a fare? Cosa la mette... tarpiere in fornata. Cioè in cosa consiste? Perché e... non conosco niente del fornace, ho parlato un po' che ieri altro possiamo. Facciamo a Malta, sì? E da, quando a Malta facciamo un bel pastone e dopo ieri a me suocero che l'ha portato, no a me suocero. Era sotto Menegildo Tofo in tempo che fa, era Tosita. E mina come garzona, sartarpiere insomma, c'è passi e franchi al giorno. A me guarda male, sei tanti o pochi sei franchi? Ma, guarda lui, se si poteva viva. Perché? Bisogna che mi dice con 6 franchi cosa che ha comprato? Niente, quello che si poteva comprare, insomma, quello che si poteva poter viva. Non si può trovare tante robe. In che, di che classe sei? Del 1914. Quindi a 13 anni era il 27, con 6 lire insomma comprava poco. Poco. 6 lire, sarebbe, 6 lire al giorno. Se poi non si i miei franchi a settimana. No, 6 miei franchi. Sì, aspetta che 6, 36 lire a settimana? Ma se so che zappavi poco insomma. Sì, ecco. Niente. Ma il lavoro ieri è faticoso? Sì, andiamo la mattina come garzona alle 5:30 sì, come garzona. Dopo sono sulle macchine insomma e facciamo anche i turni. Tacchiamo sì di mattina e fino alle 2. E dopo un altro turno, dai 2 finalmente ti è fatto il sole insomma. Dopo questi siamo messi giornalieri, certo più, ma andiamo avanti che con 12-13 ore al giorno. E pagai fissi sempre dal parone, insomma? Pagai dal parone, sì. Sì, non in base, vuol dire, paghi una paga fissa, non in base ai piedi che facevi. No. Mi aveva detto a Contorino che lavoravi, no, che lavorava? No, contratto no, sempre stai a opera. E vinci di pagarmi 13 euro, di pagare anche 10 magari, non portava niente. Ah, perché qualche ora magari scampava via? Mm. Come mai? Una volta era, che bastava lavorare per impedire il mangiare, a panza. Tu parlo un Guido Schiavone era, gli era anche sindaco, cosa è stato prima della guerra? Mi pare sì. E quanti operai? Sì, sì, è stato sindaco. Quando gli operai, saremmo stati una volta ieri manca 35 tose senza gli uomini. E gli uomini quanti sarei stati? Oddio, chi si ricorda di tanti anni è stato. De più le manco? De più, perché ieri i forni, ieri che faceva fuoco, capisci, era tante robe. Ma ecco, come donne e altri, la maggior parte del lavoro vostro cosa consisteva, come ragazzi? Noi altri facevamo piere a macchina. A macchina? Sì. Non a mano prima. Prima l'ho fatta a mano, che sono una garzona. Quando e dopo sono passato sulle macchine. Che una volta non è che ieri ancora all'inizio forse le macchine. O che ieri? Che scherzo, che ieri. Sempre... Antichi, ma che ieri. Facevamo piere, coppi, forati, 11 da 80, da 1,20 m, tutti i materiali insomma del fornace se faceva. Ho capito. Ma col stampo, fare piere col stampo che mi diceva Benettello che una volta si metteva dentro a fornace, si metteva dentro a Malta, dentro al stampo, passare? Quando che sono amiche zona, no? Ah, erano ancora le macchine, vuoi dire? Ma sì. E perché? Perché lavorava, che piere lavorava a mano e gli dava più valuta. Ah, ho capito. E invece qui a macchina no, capisci? Qui a mano costava più schei. Valtri tosette le facevi ora piere a mano? No, non ancora capito. Mi sono a lavorare su un banco, chi faceva piere.
non ecco più. Fanno ste piere a mano, gli faceva un pastone di malta al monte e dopo con un carrello, con i rotagli, e la portava su in un banco grande. Quanto, come ieri ho fatto? Un quadrato, insomma. Come una toia? Come un tawin di acqua, un fiapi grande. Come una toia questa qua? No. Più grande? Come un tawin di qui via. Piccolo? Più grande. Più e dopo veniva una vaschetta di acqua. Con una paletta che si voleva mettere sto pastone, io faceva su, cioè che lei in maniera da farlo su, mettere dentro il suo stampo, e lei lo battue, e con la stecca io tirava, e noi andavamo a saltare, a fare le righe belle dritte, perché pareva buono, saltare per terra, hai capito? E quanto alte andava queste righe, una sulle altre, Piere? E Piere, una sulle altre? No, niente. Una di umanda e altra. Ah, sempre che sei sull'altra? Ah. Se no si attaccano. Ho detto che lo sono ignorante completamente. Adesso si arriva. No, taimo 4-5 giorni e andiamo a sali in piedi. Ecco più. E le giravamo. In gambe larghe, se tiravamo in piedi, mettiamo qui. Perché facevi due righe ora o una? Due righe, una era in piedi completa, gli eri lunghi. Era, cosa c'è lì se era? Spazio? È spazio, un dove che non anche l'aria, ieri in cemento, cosa era? No, in sabbia. Cioè. Era sempre asciutto ora, anche se pioveva. No, se pioveva, gli era moio, mi toccava fare manco quartiere. E c'è pavi i soldi in quei giorni? Sì. No. E anche se Piede c'è pavi a piova, che gli era posare a piova, quindi se di prima e passava la seconda. Non era mia colpa vostra. Colpa nostra, così è. Cioè, vado ieri pagai a 6 lire al giorno? No. 6 franchi al giorno? Sì. Mi perché gli era persona, chiaro. Ma il peron veniva a ciappare tanto percentuale di quello che faceva. E faceva 3 miei, 4. Chi è il peron del banco? Sì. Ah, ecco, come conto era questo banco, come che era? Cosa... Non è legato più in niente. Dio. Mi nando persona, ma sono sotto un peron, no? Sono sotto un peron. E un peron chi era? Viene Gildo Toffolo. No. Che voi era il peron di Fornasa. Sì. E mi era sotto il primo tempo, il primo anno che sono a lavorare. Sì, sono sotto sto Menegildo Toffolo. Che era un... Un dipendente di Schiavon. Che però... Un operaio di Schiavon. Però... Più per lavorare far ste piere, bisogna anche che se due persone che portava via stampo, con due che lui le faceva. Capito? E non mi aspettavano che le facesse a piera, e noi non saltava la sua era. E ora vi pagava ad altri, Toffolo o Schiavone? Ah, yeah. Chi mi pagava Toffolo. Ah. E facevo due mieri, facevo tre, e c'è un tanto il miere di Piere, che ho capito, da Schiavone. Mi era pagata Toffolo. Ho capito. Cioè, Beh. Ora uno che aveva un banco come Toffolo, diciamo, sì. Si chiamava avere un banco perché aveva degli operai sotto di giù, no? Mm. È vero? Sì. Uno che aveva un banco. E forse udate sto No, stava bene, era un scioletto o uno che... No, che scioletto, poveretti! Anche io? E ciò! Che siamo in a lavorare per far viva! Ma... Se ne sta infornata, non capisci niente. No, in effetti capisco poco. Capisco poco anche stesso. Perché dice? Perché siamo poveretti, no? E per lavorare cercavamo di trovare i mezzi di lavorare. Ero chi che faceva piede, che gli andava sulle macchine, che dopo l'anno perché non mi piaceva saltapiede, suonava sulle macchine. Perché gli era fatica saltapiede? No, non gli era fatica, ma gli era un mestiere che non mi piaceva. E ora sto Toffolo, ecco, restiamo a sta storia del banco, insomma, che io lavoravo a contratto praticamente il Toffolo. Sì, io gli ero a contratto. Più che faceva, più che faceva. Se dice così da contratto, no? Sì. Più Piere che faceva, quanti banchi avevi sto Toffolo? Uno solo, no. Uno? Uno. Io, e se faceva aiutare da due tosette? Da due tosette, da chi era sua moglie e mi. Se fosse stato Soffioli, lì lavorava Soffioli insieme invece che ieri, mettevo una sì, famiglia, sì. Se mi fosse stato un mio e poi lavorare famiglia completa. Una famiglia completa, sì. Insomma. Di solito era così. Sì, sì, sì. Era stato un caso che sia andata insieme a Toffolo. No, perché io correva uno. Ma sì, no, qui che aveva un fiore, se teneva.
E si tenia il fiol. Ecco, ora queste famiglie complete, quante ieri qua a Casale? Che na, questa piera ieri erano 6 banchi. Ah, erano 6 banchi? Mm. Ecco, chi era queste famiglie ora? Toffolo, uno era il manager Toffolo. Toffolo, manager Toffolo, e uno era Toffoletto. De nome? Era de Ene Leone, e Zenga Moto Brito. E sua moglie era? Sta a Santa Elena. Stava a Santa Elena. E dopo chi era? Aspetta che non mi ricordo, da tanti anni. Sbarra? Sbarra, cosa che nome? Fiori. Che Fiori? E di soprannome? Avevi qualche soprannome? E i soprannomi, ma mi non... Non ti ricordo, Sbarra, Fiori, e dopo? E dopo chi era? Ti? Tre, capito, intanto. Toffolo, Toffoletto, Sbarra? E Sbarra, chi era ancora? Chi era qui dopo di lui, chi era la stufa che sta a piedi? E gli era Girardi? Girardi cosa, di nome? Luigi. Luigi Girardi? Mm. Che da dove ieri ho questo? Da qua a Casale. Da Casale? Sì, dopo tutto gli era qui. A quattro, non mi ricordo altro. Beh, e altre due famiglie. Mm. Adesso che venirà in mente. Aspetta, e io come si chiama a proposito? Io mi chiamo Bertolini Mafalda. Classe? Nel 1914. 14, perfetto. Diceva che ha lavorato quanti anni in fornace? Sui 43-44 anni, sono in pensione di 55. E la cavella ha fatto ora lavorare 43, ma ieri tutti in regola, eh? È sempre stato messo in regola? No, i primi anni non gli era neanche, nei marchetti niente, sai, insomma, se palese una volta, no. E se ne hai marchetti che hanno già andato su, non mi ricordo neanche proprio preciso. E i primi anni gli erano senza così che se ne ha lavorato, dopo c'è venuto fuori queste robe e ora mi ha messo in regola e... E sempre, da allora è sempre stato in regola? Sì. E era sempre lavorare ininterrottamente? Sì. Ogni anno? Sì, ma i marchetti gli era bassa una volta, non era come adesso che ti butta la sua pensione. E che lavorava anche d'inverno? Lavorava, lavorava tutta la stagione? D'inverno sì, e d'inverno no. E cosa facevi d'inverno? Facevamo coppi, teue, tutte le robe da metà su alto, su carta, pensione. E come facevi? Ma che era piuttosto freschetto, penso, l'inverno, a lavorare? Lavorando se si scaldano. Anche, diciamo, quando... Ricarcami. Ah, ricarcami. Ecco, ma quando invece lavoravi col banco, il primo anno? No, non stava una ricerca del banco, per manco... Perché c'era roba che... già completo quella. Ma sarebbe roba che più mi interessa, perché qui sarebbe più antica. Il modo più antico di lavorare era quello, queste famiglie che si toveva su a percentuale, a contratto o no? No. Prima ancora dei nati. Io non posso dire niente di chi robe, capisci? Perché sono una garzona. Vabbè, ma aveva visto come ti lavorava sti banchi, no? Non glielo dico. Sì, ma vuoi dire, ma d'inverno lavoravi sti no. Banchi? No. Ah, ecco, io che facevo a piedi niente. Ma perché i banchi facevano solo a piedi? E lavorava solo che l'estivo e basta. Col stampo? E basta, l'estivo. E dopo d'inverno cosa facevi, o Toffo, o Sbarra e altri? E dopo in una caricatera gli facevi dei cavi e in una terra gli facevi rifornimento per l'anno di Rio, insomma. E ora gli era specializzato in piede? Non so che facesse coppi? No. Perché i coppi si facevano in un'altra maniera ancora? No, i coppi facevano con macchina. Ovvio. O qui facesse forattoni, non so, altre robe, no, non esisteva all'epoca? No, solo piede. Piastre. Sì. Se vieni che piastre. Tavei, mi fa sì. E basta. Tavei e? E comune. E comune quale sarebbe? Pipi piccole. Ovvio. Tavei è più grossette. Comune è più piccole. Sempre in terracotta? Sì. Se abbiamo una cosita in crea, cotta, insomma. Terracotta. Sì. Ovvio. E questo banco, mi avviso che mi ha detto tutto. Buon capito. Sei famiglie. Però eccepava sempre percentuali, insomma, in poche parole, non era dipendenti fissi, insomma. Percentuale di quello che lavorava a contratto. Lui era a contratto e eccepava un tanto il mio. Ecco. Non c'è percentuale. Sì, percentuale in base a...
il tampo niente. E se pioveva, vuoi dire? Se pioveva niente da fare, non si lavorava. Io non ci fa niente, insomma. E d'inverno invece ci pava. E menava terra. E ora io veniva a pagare a giornata. Sì, in quel caso. Giornata, sì. Non a contratto. No, giornata. Quante fornase che era quando che ragazzo mi si veniva a lavorare qua a Casale? Tutte qui. Cioè, quante ieri? Bertoli? Bertoli, Camallotto, Schiavon, Burin. Burin. Torso. Torso che sarebbe a Musestre? E basta una cosa. E Tognana. Tognana che sei avanti a... E poi era Gregoria, anche. Gregoria è andata lì. Gregoria è lavorato più... Piastre. Ceramica. Sì. Ho capito. E sti operai, frate Valtri, come ieri, andavi d'accordo? De volte sì, de volte no. Operai sì. Ecco, ma vuoi dire, due volte col padrone, non sempre andavi d'accordo? È stato delle battaglie, dei scioperi, delle lotte... Io se ricordi, sempre no. Tutto d'accordo, tutto liscio. Tutto liscio. Anche se pagava poco. Il tempo di una volta. Durante, prima della guerra, diciamo. Sì. E dopo? E dopo c'è stato qualche sciopero. Magari se di qualcosa, ti sciopri, partecipava la maggior parte, come ieri, a gente, partecipava a sti sciopri, che ne era poco. Che ne era che partecipava, che ne era no. Ma la maggior parte, come ieri, a maggior parte. Se io domandare anche dei fornaci come chi lavorava. Ma si opere gli era fatti che gli era liberi, capisci, non gli era come adesso che per modi di si opero questa casa. Quindi una volta no. Gli era quello che andava a lavorare, gli era quello che stava a casa. Vabbè. E dopo? Io avevo sentito dire che c'era tante case, ogni fornace, che aveva anche tante case sue, insomma, che tenia poi solo per Aise. I mestieri si usava qui, ma non se la stappa una volta, non capisco, se lo parava a carbone, insomma. Ecco. Ho capito. Ma che aveva detto appunto, che aveva visto, scritto soprattutto su carte vecchie di un tempo, che gli operava sto... Sì, ma non ha detto... Se la sta una volta che mi aveva portato che roba, capisci? Ma si ricorda come che gli era? Gli era tutto olio, roba, capisci, liquida. Non so come io sapessi. Niente, boh, ho capito, perché vedo che sta arrivando gente. Ho sposato dopo tanti anni, poi a 22 anni mi ho sposato. Ho capito. Capisci? E ora mi sono alzata a piedi da un nuovo che mi non mi piaceva. Perché ora? Perché... Il suocero? Il suocero faceva piedi e sì che... Costo banco sempre, sì. Ora? Costo banco. A contratto, diciamo? No. E allora era un tanto percentuale, almeno ieri a pagare, perché lavoravamo tutti in famiglia, capisci? E quello che sistema ieri? Un altro ancora? No. Stesso, compagno. Altro che meno ieri o persona, perché ieri ho sposato, sono insieme con mio marito, no? Lavorare. E sì, chi li ciappava, scusa? Mio marito e suo papà. Tenessi, grazie, ma... cioè, non era devo no, neanche no, qui? Era paghe per me. E lavorare e basta, insomma? E mi lavorare e basta. Ho capito. Però io veniva a pagare sempre, anche quelli a piere, in base ai piere? Sempre tante piere e tanti schegli. Sì, tre mesi, ci pagava per tre mesi. Chi passava a contarle dopo queste piere? Ehi, mettevo di una rissa, capisci? Di una rissa. E una volta che si aveva su queste piere, sì. Dopo che le saltava? Da era. E portavamo sui risse che gli era, e passava a contarle. Quanto alte facevi sui risse? Nove mani. Nove mani. Uno, due, tre, nove. Nove mani. E quante fie? Una, due? Due righe. Due righe, una e una. Per lungo o per traverso? Per lungo. In direzione della rissa? Sì. Nove mani. Nove. Questa era la tradizione di tutte le fornasi, sì. Non solo che schiavò, anche a Lughignan, Bertoli. Tutte. E come ieri hai messi una sola che altra? No, come... e si mette così, così, e dopo si mette così, così. Ah, ho capito. Cioè, no, non mi ha capito tanto, ho messo una così... E il coso? Si mette un fiasbiego, capisci? Così, avanti... E dopo che altra si mette per qua?
sempre da sola, dopo che altra si torna in Rio, si mette da sola, che altra si mette sempre a spina di pesce, diciamo. Sì, si potrebbe dire questa parola, spina di pesce. Esatto. Ho capito. Nove mani, in modo che passasse aria fra le ore. E ciò, se non è sicuro mio. E quanti giorni stava sotto le risse? Se c'era bei giornali stava anche poco, ma se no che vuoi, perché si sudasse. Cioè quanto se gli a dir poco? Se era bei giornali? 15 giorni, su 15-20 giorni. Mai manco di 15-20 giorni? No. Fatica perché il tempo, stare sul tempo. E se no se era brutto giornale? E io vorrei stare anche di più. Cioè? Mettiamo venisse una stagione. Come si aveva anche in primavera a lavorare o no? Sì, in aprile. In aprile. E andai avanti fin? Finalmente a settembre. Fino a settembre. Primo settembre, dopo che comincia a piove. Basta. A meno che non fosse un settembre bello, una bella stagione. Sì, ben se gli era bello, se andava anche avanti, ma se no tutta fermasse. Ho capito. E una volta che si aveva asciugato il piere e passava in forno? Sì. Dico male. E era i carei con i rotagli, che veniva tolli una volta. Ecco. E li portava in mezzo sul forno. E anche gli era infornatori. Questo è un altro lavoro ancora. Questo è un altro lavoro sì, ancora. Sì, come raccontava il tosato sopra di Bruno Gombo. Ma ora che c'è quattro robe partendo dalla terra, partendo dal campo. Prima di tutto bisogna ciappare a terra. Cioè, le squerze a terra brutta, tora, a crea, che non sia caranto, è vero? No, crea, vuole terra buona, terra da piede. Ah, non è crea. Si chiede caranto e salta tutti, e scioppa. Sì, ma non si chiama crea, sta terra da piede, in dialetto. Come si chiama? Non so, cosa che si chiama, insomma, è terra da piede, insomma, terra mora, terra dura. E ora dopo sta terra da piede a venire a caricare sui carei, è vero? Sì. I carei? Li portava sui fornasi, i carei sono molto alto. I spenzia sempre i carei, col muro li tirava. Ecco, che era cavai una volta. Cavai, non mui, cavai. Cavai. Non muli. No. Cavai, li tirava sui cavai fin alto al monte. Là, poi era necessario, se andava a torcere a sua parte, no. Per fare il bagno, per fare a Malta. Come lo dire, era così più larga di questa qua, e lunga. Addirittura era sto monte, che si faceva sto bastone di Malta, e si preparava per fare ste piere, capisci? Sua era, il bastone si faceva sua era. Sì. Ma quanto largo in si faceva? In testa del monte. Vicino al monte, in modo da essere comodi di andare a terra. Quanto largo gli era sto bastone? Posto, me fa un me mostri? Il posto sarà sta largo come così. Come sta cusina qua? No, metà? Manco. Da qua è stretto, sì. È piuttosto stretto? No, più largo, ma coso così. Siamo finiti allora 3 metri per 3 metri? Sì, sì. Circa. E qui fa si è visto il pastone, bisogna andare su pestarla allora? No, qua, qua sappa. Qua sappa? Certo. E mi ha detto che pestava ieri. Chi? Uno, perché? Per capire male. Non ne gava neanche ora in fronte, se la pestava. Qua sappa. Dai, po. Ma mi va che appunto se mi non purtroppo lavorare in fornasa, è tutto arabo. Pestava come? E ora qua sappa, come facevi? Tiravi su dal monte? Mi tirava su dal monte a bagnare e questa sappa io passava 7-8 volte. Sempre con la zappa? Sempre. Non col vanghetto? No. Solo zappa? Sì. Una sappa come sappare dell'orto? No, gli era sappe da non da Malta, insomma. Come, avevi un nome particolare? Sappe? Sappa, sì, gli era nome. E quanto tempo che vuoi passare? Cioè, vuoi andare 3 ore, 4? Per fare un bel pastone. Pastone grande. 3-4 ore, mi sa. Chi lo faceva sto pastone? Le volte che gli era mio marito, le volte che gli era mio cugnato. Gli era sempre un uomo però. Non maltritose, perché era un lavoro faticoso. Era un lavoro proprio faticoso. E acqua, chi la portava? Acqua, gli era i gomi. Ah, gli era i gomi. Come facevi fatte queste gomi? Gli era i pozzi, di pozzi, capisci? E quei mastè, li buttava su. Ah, buttavi a mastè? Sì, ma dentro sul coso, che gli era i soposi, che li portava sul fossetto. Fin sul pozzo. Ma dal pozzo ciappavi una mastea e buttavi in sopra. Come fare a Malta per dire normale? Fare a Malta esatto.
Se smissiava sempre. E ora vedevi se era dei grumi, che non so. No, si vedevi... buttava fuori. Sapare? Mm. Un uomo o due, quante persone lo faceva ora? Uno solo. Uno e solo. Uno faceva piede. Il stesso tempo? Mm. Qua stessa, con lo stesso bastone già subito? No. In parte non mangiava il giorno prima. Non capire. Questo bastone, quando sei che vedevi che andava bene? Da cosa vedevi? Quando che si vedeva che si attirava bene, che si poteva maneggiarla sul stampo. Ma che vedeva bene la sua idea allora? E ciò. Però non bisognava buttare massa acqua, una massa poca? No, bisogna farla giusta. Quante mastelle che voleva? Per ben. A 8 si vedeva, insomma. Non vedeva neanche da contare che era. Non era un numero. Si vedeva. Non era una regola. Da cosa vedevi che andava bene, guarda? Solo terra che si toperano. Come che avevi adesso questa terra? Adesso è fissa, bella, insomma, che non si attacca sulle mani. Ah, non doveva attaccarsi sulle mani. Fissa, ma che non si attacca sulle mani. No. Perché invece se era manco fissa, si attaccava sulle mani. E ciò? Pareva, se semplice, fino a... Come... Non stava a portare il mio cacadale, sai? No, mi piaceva me tengo per ricordarmi, mio, strega, vedi che non capisco queste robe. Ah, era quando che sentivi che era bea fissa? Era pronto. Se podia compararla, insomma, capisci? Anche subito dopo, appena finivo, dopo queste tre ore che lavoravi sto pastone, Valtri potevi già mettere sui stampi. Sì. Volendo. La stessa giornata, insomma, uno come si alle 7 mattina a farlo. Alle 7? Ma stavi? Alle 3! Dimmi no, perché solo. Alle 3 di mattina in a farsi il pastone, poi alle 7 doveva essere a 90 giorni in a. Ai 5 cominciamo a saltapiere. E dopo io? Dopo sposata sta qua a salire. Perché prima da sposare che era garzona, andavo ai 6 mesi, 7, 6 mesi, 7. Ma invece quando che ieri Valtri proprio che aveva solo un banco e che aveva bibi che ne facevi meglio era, 3 di mattina l'uomo andava avanti a fare... Malta. No, altri 5, che era un altro, o mio cugnato, mio marito, che veniva a far piede e non ci saltavamo piede. Ieri era mio suocero che mi menava su a Malta, metteva sul banco e... Con cosa la portava? Con un careo. Con un careo proprio? Sì. Era col banchetto buttava su? No. Con cosa? Con le mani. La prendeva su con le mani e la metteva sul careo. Di quei carei che portava via a crea dai campi, dalla terra? No. Che carei? Carei di legno. Ah, un cariolo? No, carrello. E come fatto del colpuglio di toia e sospone dai parti, portava sua matta. E correva su dei rotaie? Eh sì. In legno? In legno. E è scheletro di ferro e coro di legno di sola. E tutto veniva tirato su a mano? Si metteva sul careo, dal careo si metteva sul banco, che abbiamo detto che c'è poco più grande del tavolino del bar. Non è più grande del tavolino del bar. Ma non tanto più grande, doppio. Insomma, sì, gli era più grande, dai. Ecco, va bene. Comunque lo sei un grandissimo, insomma. No. E su sto tavolo, su sto banco, cosa bisognava fare? Arrivare a sta malta sul banco? Cosa bisognava fare? Cioè, dopo fai un piede, no? Io era mio marito che faceva piede, non li portavamo via, saltavamo. Quanti stampi facevi, avevi sotto mano, a disposizione? Tre. No, due. Perché due? Perché mi portava via mia e mia cugnata portava via sua. E suo marito, sto uomo, insomma, mi impegnava tutti i due? No. Cosa faceva? Il mina sotto che era il sarin di sabbia. Cos'è il sarin? E qua sabbia la dovevamo a incosarlo e dopo io mettevo sotto, io mi mettevo il bastone. Cioè, lo batteva. Dovevi, è sarin, che roba sarebbe il sarin di sabbia? È più che mettiamo sabbia dentro, e sta sabbia. Era un recipiente? Sì, un recipiente di sabbia. Ma cosa era, una mastea, un cariolo? No, era un... come un evo che da mangiare arrivava, che poi morì. E in dentro la mettiamo la sabbia. Ecco, mettiamo il coso. Dopo ogni piera mettevi dentro e stampo dentro la sabbia. La sabbia, o la saimo, o battiamo e io daimo come facesse a piera. In modo che la sabbia vi impedia di attaccarsi al suo stampo? No. Cosa... Non si attacca. Cosa... Perché mettevi la sabbia al suo stampo? Perché non si attacca a malta, no? Ah, per quello? Ho capito. E in quanto che mettevi a fare tutto questo lavoro?
fa portare giù e stampo, metterlo dentro su... Minuti! Pochissimo, sempre di corsa allora. Vai, va. Minuti metti. E do stampi, insomma, uno andava, uno veniva. Sì. E sto uomo, quel man, la ciappana la infinia. Dopo avevo infinia, dopo il pepi, mi diceva, passava con la stecca, vedava la tosa, o allora la femmina. No, anche il ciappano panareggia, andiamo via, si mettiamo sul braccio. Ah, come ciappavi così, da? E da quattro leggi, no. No, anche il ciappano panareggia, si mettiamo sul braccio, andiamo a saltare a piedra. Come sul braccio? Ingassare come... Come ingassare? In cima al braccio, così così grande, stampo. Sì. Ho visto mi va una fotografia qua, però non so come sia roba. Non ho capito. E andavi a portarlo. Quanto vi si mettevi dopo a striscia, come si chiama? A fia de Piere? Gavini un nome? Sta fia de Piere? No, no. Cosa mettevi? Sua era? Sua era intera, patera. Cosa dicevi? Fa una fia, cosa dicevi? Niente. Non dicevamo che andiamo a lavorare, no? Una onga tutta quanto? Quanto onga? Quanto onga ieri questa era? Quanto onga? Di unghissa? Era lunga proprio. Di larghissa era larga come da qua e il banco. 4-5 metri? Sì. 5 metri, sì, e 7 metri c'è stata. Di larghezza, sta era, parliamo di era. E lunga sarà stata anche 30 metri. Sì, 30, sarà stata non so quanti metri, ma era lunga. 50? Era di più. Come da qua è casa che c'è davanti ora? Non so, è lunga, fa tutto. Anche 100 metri ora, secondo io. Tutta lunga, insomma. E Valti, facevi tutta la fia lunga di Piere così, te? No. Lunga di far così. E non altri fai un po' attraverso. Ah, e una volta che si aveva suga un pochettino, 4 giorni, quanto avevi da stare? In cioè, terra, partera? Su conformi al tempo che va via, no? Partera, è il compito di stare partera, cosa ieri? È il scopo di stare partera, cosa ieri? Di sugarsi? Ecco. Da cosa vedevi che ieri su te, Valtteri? Quando si vede, non a otto. Bisognava palparle, toccarle? Sì. Lo toccavi ora? No, ma si vede da stesso, perché si alza un poco da terra, io quando mi si sugarsi. Ecco. Questa che aveva suga dopo 3 giorni, 4 giorni? Non so, perché ha il tempo che permette, capisci? Questa che aveva? Puoi calcolare i giorni e neanche cosa. Se... Una bella giornata, quanto come deve di solito? Una bella giornata, in 2 giorni, 3, e se può levare e metterli in piedi, ma se ne va via il brutto, nuovo, io voglio più. Una settimana? No, ma non può. Ecco, e ora una volta comunque che si aveva su gas, sua era, su ste fie che avevi fatto vicino al banco, era vicino al banco o no? Perché sei via fie? No, vicino al banco, venivo da camminare 2-3 metri. Sì, ma, insomma, era sulla zona della era, insomma. Una volta che si aveva su gas, cosa che facevi? Alzavi sempre sua era, sì. Poi portavi sue risse? No, e alzavamo sua era, e alzavamo un altro 2 giorni, 3. E giravi ora praticamente, sì. O alzavi sua era? E alzavamo in piedi. A piedi adesso così e mettiamo in piedi così. Ah, perché prima era distesa e dopo mettevi in corteo, ora. Sì. Se è giusto? Sì. Così, da. E assavi in altri 2-3 giorni. Dopo giravi da che altra parte ancora? No. Dopo mettiamo su e mettiamo in rissa. Dopo mettiamo su la rissa. Dai risse arrivava quelli del forno a caricarla? Sì. O no? Con cosa arrivavi? Quando che gli era asciutte. Sì, con gli era asciutte, ma con cosa venivi a caricare? Con un careo. Con un careo, non sì. Più di legno. Sempre di legno avevamo imparato. Sempre stesso che... scheletro gli era di ferro, ma... Che gli era stesso che serviva per malta, per... No. Quello gli era un altro careo, sì, ancora. Sì, beh, insomma, ma gli era sempre ma compagno. Ma la malta gli era a suo modo, io lì gli era su un altro. Ma simile, gli era i due carei simili, no? Scheletro è simile, compagno. Sì, ma qui che portava dentro i Piere non gli era compagno. Ecco, gli era diverso. Gli era il careo, pai Piere, come sì. Lo chiamavi? Careo di Piere. Careo di Piere. E là veniva sti uomini che lavorava sul forno, come si chiamavi? Fornisti? Qui che lavora sul forno? Non gli era una parola solo. Quelli che lavorano in fornasa, quelli che lavorano sul forno, no?
qui che lavora sul forno, qui che lavora sulle macchine, sì, qui sì, che lavora sui aerei, e tutto è. E basta. E basta. Qui che lavora sui aerei, cioè sul banco, zero. E era ste famiglie soprattutto che lavorava sui aerei. Sì, famiglie, complete. Per i Pieri. Mai sotto, mai dipendenti diretti? No, quindi che gli era paroni di chi lavorava sotto schiavone, capisci? Mi sono una garzona perché io correva. A sto tofolo che mi hai capito? Sì, sì. Era paroni, lui sta era. La in aff- cioè, come che l'avessi in affitto la cosa? No, no, ma no, in affitto. Io, io Madonna. No, ma sono duro. Cosa sei sto affitto? Cioè, è sotto un banco. Ma è perché uno che lavori, uno che fa piede. Ah, allora capisco già una certa esperienza, cioè perché che dà proprio a tofu e non a un altro? Anche a un altro, chi che vanno? E io le vai a e gli dici, beh, chi ti fa piede per me? Te pago un tanto il mio. Ora allora, più. Ma di solito era famiglia che si tramandava un pochettino da pare in fiosco il lavoro o no? Come? Tofolo, anche Sofia del Tofolo dopo faceva Pieri, forse? Sì, in due treni faceva Pieri da lì su. Vuoi dire, ieri in pochi? Ieri era una tradizione, vuoi dire, ieri famiglia che aveva una tradizione di far Pieri, sì. A parte la sua. Sì. Ma in sbarra mettevano altri, ieri già suo mare, suo padre, prima, era tutta una tradizione, insomma. Ho capito, adesso vedo che ho capito, quasi.